Da Napoli, solidarietà alla Francia, ancora sconvolta per l'attentato terroristico ai danni del giornale satirico Charlie Hebdo. A portarla una delegazione della comunità musulmana che vive e lavora nel capoluogo campano, che ha incontrato questa mattina il segretario generale della sede consolare che si trova nell'istituto Grenoble di Via Crispi, nel quartiere Chiaia. Ai rappresentanti consolari sono stati consegnati fiori in segno di solidarietà e qualcuno ha voluto lasciare anche un messaggio alla popolazione francese. Non c'è una civiltà più superiore dell'altra, c'è una civiltà, civiltà umana. Qualsiasi persona che cerca di uccidere questo principio rimane fuori dalla civiltà stessa. Non ci sono giustificazioni da questo punto di vista. Non c'è nessun alibi alle persone che uccidono persone innocenti. E qui noi siamo qua per testimoniarsi la convivenza civile fra i popoli e le persone, fra le religioni, le diverse culture. L'Italia, Napoli è una società molto razziale, molto culturale, ai quali che non può essere offesa da questi attacchi vili. Invece dobbiamo stare insieme tutti quanti, italiani, musulmani, cristiani e ebrei, per dire no, diciamo, a qualsiasi azione che offende la vita umana delle persone.